Eccoci Ritrovati. tornati, Pina. Allora, ti porto in vacanza. Questa volta andiamo al lago, Andiamo Pina. al lago. E andiamo a scoprire anche i segreti più affascinanti di un borgo sul lago di Ma Bracciano. prima? Ma prima sigla! Sigla. Ti Carina porto questa in vacanza, musichetta, andiamo eh? al lago, quindi Esatto. canna da pesca, ce l'ho. Esatto, anche spiaggia, perché è Spiaggia, tanto apprezzata quel costume, costume pinne. e soprattutto scarpe comode, Pina, perché dopo il lago, dopo la giornata al lago, ci spostiamo a Trevignano e E dovremmo avere in abbiamo. collegamento Luca Galloni, che è il vice sindaco di Trevignano Romano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, salute. Allora, io partirei subito appunto da Trevignano, no? Affacciata sul lato settentrionale del lago di Bracciano, appunto a circa 50 km a nord di Roma. E quello che mi ha affascinato di più, città paleolitica diventata poi territorio degli Etruschi, appunto partiamo, vice sindaco, dalla storia affascinante del borgo di Trevignano. Sì, avete detto bene, una storia millenaria che parte dal Paleolitico con una testimonianza di emergenza culturale importante, una cittadina sommersa che è ancora visibile, e poi le interpretazioni storiche sono tante, potrebbe essere la città di Sabazia e tanto altro. C'è uno studio continuo per arrivare poi alla forte connotazione storica dei nostri territori ad opera degli Etruschi, e abbiamo tantissime testimonianze sia all'aria aperta con le fonti etrusche, sia nel nostro piccolo museo, gettonatissimo, che è il Museo Civico Comunale Etrusco-Romano, che raccoglie dei pezzi unici. Siamo tra i pochi in Italia ad avere, per esempio, dei calzari degli Etruschi che sembrano dei giorni nostri. Ci sono tante curiosità e anche una possibilità di visitare il museo in maniera interattiva attraverso una narrazione in 3D con ologrammi. Insomma, ecco, sì, Ecco, abbiamo. diciamo unire la storia poi all'innovazione, no? Alle nuove tecniche anche per far fruire la storia ai più giovani. Vice Sindaco, io andrei a scoprire più nello specifico le bellezze di Trevignano, no? Partendo chiaramente dalla punta di diamante, o meglio, da una delle punte di diamante, il castello di Trevignano. Sì, la Rocca Orsini, un castello unico nel suo genere. Oggi, ad oggi, per come dire, il trascorrere della storia, è rimasta di fatto una rovina, ma si erge a monte e vigila tutto il lago in una posizione strategica. Tra l'altro, da lì si possono ammirare paesaggi straordinari, soprattutto al tramonto. C'è una scalinata molto suggestiva da percorrere che conta 303 scalini, e da lì è qualcosa di straordinario, è Ecco, molto stiamo gettonato. ammirando la bellezza del lago. Tra l'altro, bandiera blu 2022. Noi abbiamo un servizio che ci spiega di cosa si tratta e poi lo commentiamo insieme. Anche quest'anno Legambiente e Touring Club Italiano hanno presentato la Guida Blu 2022, una mappatura delle località balneari più belle e pulite d'Italia. Da oltre 20 anni la Guida Blu stimola e orienta le persone per quanto riguarda la scelta degli stabilimenti, delle villeggiature e delle strutture ricettive, all'insegna della responsabilità e del rispetto della natura. La guida costituisce un documento autorevole a cui affidarsi per prenotare le proprie vacanze estive, soprattutto per chi è alla ricerca di mete e comprensori turistici attenti alla sostenibilità ambientale. L'assegnazione di questo attestato d'eccellenza viene riconosciuto sulla base di precisi criteri che vanno dai requisiti
prettamente naturalistici e paesaggistici alla qualità dei servizi offerti dal territorio. A ciascun comprensorio è assegnato un punteggio da 1 a 100, poi sintetizzato nell'assegnazione delle vele. In base a questi elementi viene quindi attribuito un punteggio che va da 1 a 5 vele, un simbolo che testimonia la purezza delle acque, ma più in generale la qualità dell'accoglienza e la sostenibilità turistica delle aree marine e lacustri della nostra penisola. Per la quinta volta consecutiva, Trevignano sventola di nuovo la prestigiosa bandiera blu. A due passi da Roma, il lago di Bracciano è il luogo perfetto per una vacanza, in pieno relax e benessere per tutti. Infatti, troviamo anche una spiaggia libera attrezzata per le persone diversamente abili, dotate di ombrelloni, lettini e sedie gratuiti, e la rinomata Bow Beach, dove portare i nostri amici a quattro zampe. Nella lista stilata delle vele blu sono menzionate anche Sperlonga e l'isola di Ventotene, mete turistiche che si distinguono per la qualità delle acque e un sistema di servizi completo dove poter trascorrere le proprie vacanze. Ventotene adatta per una sosta nel relax assoluto o per un fine settimana da trascorrere tra snorkeling e immersioni nelle sue baie con lo smeraldo. Nelle spiagge di Sperlonga c'è sempre qualcosa di entusiasmante e piacevole da scoprire, tra coste dorate con acqua cristallina e piccole grotte tutte da esplorare. Ecco, vice sindaco, esatto, abbiamo mare e solo e soprattutto lago, perché Trevignano chiaramente, oltre il lato storico e culturale che affronteremo poi nel proseguo della nostra chiacchierata, offre tanti servizi estivi chiaramente che hanno poi portato alla bandiera blu per quanto riguarda Trevignano e il lago di Bracciano. Sì, assolutamente. Come dico sempre, la bandiera blu non è solo un destino, non è un label di qualità turistica, ma è anche e soprattutto un solco amministrativo, una guida per amministrare un territorio a vocazione turistica, in questo caso come il nostro, per il turismo balneare, secondo 33 parametri molto importanti che non incidono solo sulla qualità delle acque, ma danno proprio un modo di amministrare in direzione sostenibile, quindi mantenimento dei livelli di raccolta differenziata, del decoro e sì, puntando ovviamente sui servizi. E cosa fate per salvaguardare la purezza dell'acqua? Ma devo dire che noi siamo piuttosto fortunati, essendo nel parco regionale di Bracciano e Martignano abbiamo delle norme di tutela e di salvaguardia che ci vengono in favore. In ogni caso l'orientamento dell'amministrazione è tra l'altro aderendo anche alla rete nazionale dei comuni sostenibili, orientata alle azioni amministrative di sostenibilità. Quindi dicevo i servizi assolutamente. Sì. Tra l'altro la bandiera blu sul Bilai è una inedita, insomma, non sono molti anni. Sì, anche perché per quanto riguarda i laghi, diciamo che la maggior parte sono al nord Italia, invece il lago di Bracciano e appunto Trevignano è uno dei pochi, no? Credo l'unico nel centro Italia e sud Italia. Sì, assolutamente. Infatti questa è stata una sfida amministrativa, l'abbiamo raccolta e devo dire che dal primo anno in cui abbiamo ottenuto noi la bandiera blu, anche molti altri laghi si sono orientati su questa direzione. C'è da dire che ora siamo in collegamento con gli altri comuni del lago di Bracciano e dell'Aquila. Sì. L'obiettivo adesso è avere la bandiera blu del lago di Bracciano, perché come sapete la bandiera blu è una spiaggia di un comune. Sì. Vice sindaco, lei è anche assessore al turismo, come sta andando la stagione estiva? La stagione sta andando molto bene, noi abbiamo, ecco, oltre alla bandiera, la bandiera arancione del Touring Club Italiano, è stata una scelta, siamo molto raccolti dal turismo nord europeo, qui le nostre strutture sono già piene fino a settembre e tra l'altro abbiamo un turista attento all'ambiente che vuole narrare il proprio tempo libero delle vacanze a contatto con la natura, quindi certo, natura essenziale. Sì. Ecco, per quanto riguarda appunto il connubio, no, tra storia e natura, ma anche e chiaramente servizi, perché lei giustamente ha parlato prima dell'unione tra bellezze e servizi,
Cosa state organizzando a Trevignano per quest'estate? Io sono stato qualche tempo fa a Trevignano, ad un evento al cinema di Trevignano. Cosa state organizzando per quest'estate? Ma abbiamo una programmazione molto ricca che è racchiusa nel Trevignano Summer Fest, che si snoda un po' per tutto il territorio, compresa l'area del Cinema Palma a cui lei faceva riferimento, che in estate si sposta sotto la Rocca Sports Film, un'arena straordinaria con una visione incredibile. Stiamo ad agosto, monteremo un palco galleggiante sul lago, una programmazione molto culturale, una finestra un po' sul mondo. E poi tanti eventi importanti, tra cui potrei con la tradizionale processione mariana sul lago, la Notte Blu, Naturarte 10-11 settembre, un festival dedicato completamente alla sostenibilità, alla qualità della vita, e insomma tante 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 cose. E a fine settembre il Trevignano Film Fest, che è un festival ormai a carattere internazionale che raccoglie prime proiezioni di importanti. E diciamo con il cuore pulsante poi di Trevignano, sempre nella piazza Vittorio Emanuele III. Sì, la piazza è il cuore, sempre gremita, vuol dire vengono in nostro favore anche degli operatori commerciali, della ristorazione, dei bar molto professionali che si appassionano anche nel creare dei contenuti autonomi e quindi diventa un sistema piacevole tra attività programmate da noi, dall'amministrazione comunale e quelle dei privati. C'è sempre da fare un'atmosfera Vice estremamente Sindaco, piacevole. ci delizi, noi vogliamo parlare dei prodotti tipici, Eh sì, dell'enogastronomia. perché io porto in vacanza Pina per le bellezze del territorio, ma anche per il cibo, Io eh. accetto solo se si mangia bene, perché se no non partiamo, Va bene. Riccardo. E io dico sempre, siamo un po' particolari, se pensate che abbiamo una popolazione residente stanziale di 6.000 persone e abbiamo 60 ristoranti, e quindi diciamo la risposta viene da sé. Ristoranti che fanno sempre ricerca innovativa, associandola alla tradizione, pesce di lago, ma non solo, alcuni prodotti nuovi, presidi slow food come il caciofiore di Columella, e per andare sul pesce di lago, il famoso Toregone, che ha delizia un po', è così chiamata la spigola di lago, e insomma c'è tanto, tanta, tanta possibilità di scegliere un'offerta enogastronomica importante e variegata. E poi da non perdere anche il Museo Civico Etrusco. Quali sono gli orari di apertura del museo, Vice Sindaco? Ma gli orari di apertura adesso sono dalla mattina dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18. E è un museo, come accennavo prima, molto particolare. Ci sono, non voglio svelare le curiosità, però si può scorgere anche il famoso guerriero Aule, Sì. un guerriero che ha caratterizzato tanto la storia dei nostri territori, e tutti i reperti della Bombanesi Piacentini. Genere. Ci sono tante curiosità, come dicevo prima, un percorso interattivo multimediale, diciamo, connotato da un approccio esperienziale. È una visita piacevole. Ecco, io passerei appunto dal museo, dalle bellezze appunto del passato a quelle naturalistiche, perché attraverso dei sentieri fuori Trevignano si possono scoprire anche le bellezze naturalistiche sia del lago visto dall'alto, ma anche dei vari luoghi naturalistici. C'è un sentiero particolare, se non sbaglio, se non ricordo male. Sì, noi abbiamo la parte alta sotto la quale si appoggia l'intera cittadina, che ha una connotazione molto piacevole sul piano delle ciclovie e della rete di cammini. In particolare c'è il sentiero di Malpasso e della zona urbana, ci accompagna nelle zone alte e per connettersi poi al bosco di Rocca Romana. Lì c'è proprio una rete sentieristica che ci dà la possibilità di arrivare addirittura al mare senza mai sull'asfalto. Questa è una caratteristica quasi unica del suo genere, soprattutto apprezzata da chi va in bicicletta, da chi va in mountain bike.
Quindi da qui è la porta delle ciclovie che ci può accompagnare fino in Toscana e al mare senza uscire mai in strada. Ecco, cosa rende Trevignano particolarmente differente dalla vicina Bracciano? Ma io dico sempre, noi abbiamo una fortuna sfortuna, ovvero quella di non avere il collegamento ferroviario, ecco. E quindi questo ha comportato per Anguillara e Bracciano, che fece l'anno, un processo di metropolizzazione della città di Roma, della parte nord, nel tempo molto veloce. Se pensate alla zona di Pisano, di Ostia Nuova, in realtà è Roma, ma è già connessa territorialmente ad Anguillara. Bracciano addirittura ha realizzato una centralità urbanistica nuova che si chiama Bracciano 2, dove c'è una densità abitativa importante di romani che fuori e poi vanno a lavorare altrove. Trevignano, no, la fortuna perché ovviamente c'è una maggior difficoltà nei collegamenti ordinari, fortuna perché siamo rimasti un po' con il tempo tecnico e quindi abbiamo una residenza stanziale e nei weekend raddoppiamo e viviamo e in estate ugualmente, quindi siamo rimasti un po' preservati ad Anguillara, Bracciano, anche perché la nostra cittadina è poggiata completamente sul lago, a differenza di Bracciano ed Anguillara che hanno due altimetrie differenti tra la zona urbana e la zona lago, noi siamo completamente adagiati sulla costa. Ecco, le vorrei chiedere sempre spostandoci sul lato turistico, no? Perché diciamo che nelle precedenti puntate anche abbiamo parlato dell'apporto del turismo straniero sui nostri territori. Voi che feedback avete sia da chiaramente i turisti italiani, ma anche i turisti stranieri che approdano al territorio di Trevignano e al lago? Sì, abbiamo un feedback positivo. Cambiato un po' tutto diciamo, nell'epoca post-pandemica, è cambiato proprio il paradigma del rapporto. Abbiamo una maggiore celebrazione dei nostri territori per necessità oggettive post-lockdown, desiderio di avere spazi aperti, contatto con la natura, poterne fruire facilmente e gentilmente. Questa è una cosa che ha toccato molto gli italiani, che per esempio come segmento di turistico avevano poco. Tra l'altro sono dati analitici, perché Sì. abbiamo introdotto noi l'imposta di soggiorno, non tanto per creare il gettito tributario, ma ho voluto fare questa azione amministrativa per avere un dato analitico costante, quindi ogni giorno sappiamo quante persone sono a Trevignano, quante donne, da dove vengono. E quindi questo ci dà la possibilità di orientare le scelte sulle politiche turistiche. Chiaro. Per quanto riguarda gli stranieri, assolutamente, Nord Europa ha storicamente apprezzato sempre le acque dolci e quindi registriamo dei feedback estremamente positivi. Siamo sull'ordine del 70% degli stranieri, il resto poi italiani. Vice Sindaco, come vi siete organizzati tra chiaramente le spiagge libere e invece anche gli stabilimenti del lago? Sì, noi abbiamo un regolamento che mantiene le proporzioni in maniera adeguata. In realtà abbiamo sei Sì. concessioni date a stabilimenti e il resto spiaggia libera. Siamo stati molto decisi sul mantenimento degli spazi a fruibilità libera. Anche lo scorso anno, nelle due stagioni più vicine alle restrizioni del Covid, abbiamo fatto questa divisione sulle spiagge libere inquadrati 3,5 m x 4 rispondenti alle norme anti-Covid con dei paletti e delle corde che garantivano le distanze. È stata una cosa molto apprezzata anche a livello internazionale e quindi ci teniamo molto, come teniamo molto alla ospitalità degli amici a quattro zampe. Abbiamo istituito già da 6 anni a Palm Beach, Sì. dove e cani possono fare il bagno tranquillamente e sono da 10 servizi.
Che questo è sicuramente importante per tutte quelle famiglie che poi molto spesso scelgono il loro luogo di vacanza in base anche alle strutture questi dedicate servizi. agli amici a quattro zampe. Anche per i disabili abbiamo una spiaggia libera attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti. Sì. E quindi insomma anche questa è una cosa molto apprezzata. Assolutamente. Ecco, vice sindaco, le vorrei chiedere su questo perché porgo questa domanda a ogni poi rappresentante istituzionale di ogni territorio, no, che andiamo a scoprire. Intanto che ne pensa del ticket, no, d'ingresso tanto discusso a Venezia, non tanto per il territorio di Venezia, ma quanto in generale come idea di, diciamo così, anche orientare e regolarizzare, ecco, gli ingressi magari in territori piccoli per mantenere la loro bellezza. E poi la questione della valorizzazione del territorio con iniziative, ad esempio delle case ad un euro per rilanciare determinati territori. Che poi aggiungo il ticket d'ingresso Venezia, ma non solo, anche qui la vicina Tuscia, Civita di Bagnoregio, sì, un ticket, è necessario fare il ticket, esatto, per poter entrare all'interno del borgo. Che ne pensa? Ma io dico, insomma, rispetto, dobbiamo andare nei casi specifici, no? Chiaramente oggi può gestire una cittadina che ha tanto flusso turistico quanto, e quindi tanto consumo del territorio in termini di oro, di spazzatura da raccogliere, di consumo del suolo, dei giardini. Sì. Dico che per i comuni oggi è estremamente complesso, noi abbiamo una capacità contributiva da parte dei nostri cittadini necessariamente ridotta post pandemia, lo stiamo registrando veramente oggi, gli effetti dell'incapacità oggettiva di poter far fronte a tutti i tributi locali in relazione anche a quelli di Stato, no? E comprese gli aumenti delle competenze. Ci state pensando anche voi, vice sindaco, a un possibile ticket? No, assolutamente no, non possiamo in questo momento, faremo un danno alla fruibilità di queste bellezze in maniera libera. Non siamo pronti, non abbiamo questo tipo di accesso, faremo un danno, limiteremo il godimento dei nostri territori. Io, almeno questa è la mia idea, però mi rendo conto che le grandi città d'arte importanti come Venezia, Firenze, probabilmente cosa quasi obbligata. Eh sì, per ascoltare, diciamo, io porgo questa domanda anche per quanto riguarda, per ascoltare, no, i vari punti di vista anche su diversi territori, anche alle volte estremamente lontani e differenti come anche tipologia di turista che va a visitare il luogo. Noi la ringraziamo per la chiacchierata, per averci portato, ecco, a Trevignano. Buon lavoro e buona estate. Aspettiamo qui, venite. Assolutamente. Noi abbiamo una lista di luoghi da visitare. Da scoprire, viaggeremo non per l'Italia. Senz'altro, grazie. Grazie anche per l'invito. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro, buona giornata. Buon Grazie. Lavoro a lei. E allora Pina, siamo andati appunto a Trevignano per scoprire le bellezze turistiche e naturalistiche, ma anche quelle culturali, no? Con il museo. Ecco, a proposito di cultura, adesso spazio alla cultura con la rubrica Al libro aperto. Oggi ci sarà una novità. A tra poco.